È venerdì 3 marzo. Radio Unibba, bringing you all the latest news. Unibba News. Le notizie su Radio Unibba. Venerdì 3 marzo, buon pomeriggio da Francesco Maria Ventrella con una nuova edizione del GR di Mediaterraneo News. Apriamo con una notizia di sanità. A San Marco in Lamis, nel Foggiano, sono stati segnalati 10 casi di trichinella, un parassita intestinale in grado di infettare i mammiferi, tra cui l'uomo, gli uccelli e i rettili, soprattutto quelli carnivori e onnivori. L'ipotesi più accreditata dagli igienisti è il consumo di carne di cinghiale non controllata, che sarebbe arrivata sulla tavola delle persone positive dopo una battuta di caccia sui Monti Dauni. Passiamo alla cronaca. La Guardia di Finanza ha individuato 70 lavoratori in nero in vari comuni della provincia di Taranto. Su altri 57 lavoratori sono in atto le verifiche di regolarità dell'assunzione. Le violazioni riscontrate hanno riguardato i settori della ristorazione, dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'abbigliamento. La Regione Puglia ha stanziato altri 7,5 milioni di euro per i buoni educativi riservati ai minori da 0 a 3 anni, da poter utilizzare per l'iscrizione agli asili nido, sezioni primavera e centri per la prima infanzia. Questo stanziamento si aggiunge a una dotazione iniziale di 26 milioni. La misura darà sostegno a circa 8.000 famiglie. Il buono educativo sarà fruibile fino al 31 luglio. Al Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta si terrà dal 5 marzo al 16 aprile una mostra iconografica dedicata a Pierpaolo Pasolini. Attraverso manifesti, locandine e altro materiale, l'esposizione attraverserà l'intera carriera cinematografica del poeta intellettuale, da Accattone fino alla sua ultima opera, Salò o le 120 giornate di Sodoma. Il meteo. Probabili temporali sui settori costieri ed entroterra di Barletta Andrea Trani, nel Barese e Medio-Alto Salento. Temperature stazionarie. Vento di libeccio lievemente moderato con raffiche a tratti sui 15 km orari. Viabilità. Lavori in corso in direzione Torre a Mare via Bari, tra Giovanni di Cagno a Brescia e via Alfredo Giovine località San Giorgio e a Bari, in via Caldarola, in direzione Strada Cotizza, tra via Magna Grecia e via Peucezia. Vi ricordiamo l'appuntamento con la rubrica Sportivamente oggi alle ore 18. E per il momento è tutto, grazie per averci seguito. Avete ascoltato Unibba News, le notizie in diretta da Radio Unibba. Radio Unibba, musica, cultura e informazione allo stato puro.